Bentrovati in questa edizione di Licata News. È stata fissata per lunedì alle ore 18 la riunione tra le diverse commissioni consiliari per affrontare la problematica legata al funzionamento del depuratore di Contrada Ripellino. Ce ne parla in questo servizio Giuseppe Cellura. Tre commissioni consiliari, tre inviti estesi ad associazioni e consorzi direttamente interessati. Sono questi i numeri del vertice fissato per lunedì pomeriggio con inizio alle ore 18 a Palazzo di Città, dove si discuterà del funzionamento del depuratore di Contrada Ripellino. A promuovere l'incontro è stata la presidenza del Consiglio Comunale e i tre organismi politici coinvolti sono le commissioni Sanità, Sviluppo Economico e Sport, Turismo e Spettacolo, tutte connesse alla problematica legata alla depurazione dell'acqua. Come detto, tre sono anche i soggetti esterni invitati. Si tratta della sezione locale di Cittadinanza Attiva, per conto della quale parteciperà sicuramente il referente per l'ambiente Toni Licata, che ormai da anni porta avanti una crociata per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto e che la scorsa settimana annunciò l'intenzione di rivolgersi al Ministero in caso di risultato negativo in assessorato regionale. Noi abbiamo l'intenzione di andare fino in fondo, il prossimo passaggio potrebbe essere anche il Ministero, con il quale abbiamo già parlato. Gli altri soggetti invitati sono il Consorzio Agricolo Cora, diretto da Enzo Antona, e quindi in questo caso le finalità della partecipazione sono connesse al comparto agricolo e all'approvvigionamento dei campi, e l'associazione a testa alta, che nei mesi scorsi diverse volte ha segnalato disservizi a ridosso del depuratore di Contrada Ripellino. Come si ricorderà, nei giorni scorsi abbiamo evidenziato la relazione effettuata dalla struttura ARPA di Agrigento su invito del lato idrico, nella quale sono emerse diverse criticità nel funzionamento dell'impianto. Nuovo interrogatorio per Massimo Campione, che ha riconfermato le accuse mosse a Dario Lobosco circa le tangenti pagate a Rete Ferroviaria Italiana. Nelle 4 ore in cui è stato nuovamente sentito dal procuratore aggiunto Dino Petralia, dal PM Claudio Camilleri, alla presenza di uno dei propri legali, l'avvocato Nino Caleca, l'imprenditore agrigentino, ha dovuto ribadire quanto raccontato in precedenza. Questo perché nei giorni scorsi a una persona vicino al presidente Lobosco, che lo aveva avvicinato a Campione, aveva assicurato che le accuse contro di lui erano una farsa. Gli inquirenti hanno chiesto all'imprenditore, cui è stato sequestrato il libro mastro con annotate tutte le tangenti pagate, da cui è scaturita l'inchiesta Blacklist, il perché avesse affermato di essere pronto a rettificare tutto. Il CSM ha sospeso dalle funzioni e dallo stipendio Silvana Saguto, l'ex presidente delle misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, indagata per corruzione a Caltanissetta. Con questa decisione la sezione disciplinare di Palazzo dei Marescialli ha accolto la richiesta del Ministro della Giustizia. La sospensione è disposta dalla sezione disciplinare che venerdì scorso aveva ascoltato il magistrato, il suo difensore Giulia Bongiorno, e un provvedimento cautelare adottato in via d'urgenza prima della celebrazione del processo disciplinare sulla base degli atti finora raccolti. Ritorniamo a Licata. Sul problema ormai ciclico della non potabilità dell'acqua scende in campo il segretario cittadino del Partito Democratico Massimo Ingiaimo, che suggerisce una soluzione, cioè di installare ai serbatoi strumenti di dosaggio e controllo adeguati. Sentiamo i particolari nel servizio. L'ennesima ordinanza firmata dal sindaco Angelo Cambiano sulla non potabilità dell'acqua erogata mette in seria discussione lo stato di salute dell'acqua che arriva nelle case dei cittadini licatesi. Dalle ultime analisi sui campioni di acqua si evidenzia, oltre alla presenza di batteri coliformi, adesso anche un eccesso di cloro, per cui è stata distribuita acqua carica del classico odore di candeggina. E sulla vicenda scende in campo il segretario del Partito Democratico di Licata Massimo Ingiaimo, secondo il quale, alla luce degli eventi, che il processo di disinfezione dell'acqua non funziona perfettamente, pertanto andrebbero tenuti sotto stretto controllo pericolosi contaminanti. Sì, evidentemente se in un mese e mezzo ci sono state 2 ordinanze sindacali che vietano l'utilizzo dell'acqua a fini potabili, è evidente che c'è un problema. E leggendo le ordinanze uno si può anche rendere conto più o meno di qual è il problema, ed è la presenza di batteri nell'acqua in ingresso al serbatoio, e questo è un problema grave. Chiaramente
non ci dovrebbero stare batteri nell'acqua, bisogna trovare la causa e dove quest'acqua viene, si inquina. E l'altro problema evidentemente è il processo di disinfezione che non funziona bene, perché la prima volta, diciamo, nel primo episodio mancava il cloro, o era scarso quello, la quantità di cloro presente, e quindi i batteri non sono stati, diciamo, debellati, e nel secondo caso invece il cloro è in eccesso, tant'è che è stato distribuito acqua che, diciamo, faceva un forte odore di candeggina, per intenderci. E quindi è evidente che, diciamo, c'è un problema di dosaggio del cloro nell'acqua. Noi abbiamo anche suggerito una soluzione per questo secondo problema, che è quella di dotare, diciamo, di un campionatore automatico che in automatico possa fare, diciamo, le analisi in maniera continuativa dell'acqua e attraverso un sistema, appunto, di dosaggio del cloro si possa decidere in tempo reale se aumentare o diminuire il dosaggio dello sterilizzante in maniera a seconda della condizione dell'acqua, della portata dell'acqua, dell'inquinamento dell'acqua, in maniera tale che se anche c'è un problema con questo procedimento, che è normale che si faccia all'acqua, si tenta, diciamo, di risolverlo. Poi Ingiaimo sposta il tiro e mette sotto accusa l'amministrazione comunale, in primis il sindaco, a cui spetta il ruolo di controllo sull'operato del soggetto gestore del servizio idrico. Ora, io non so se il sindaco ha chiaro, diciamo, quali sono i problemi e se si sta battendo con lato idrico che con geggenti acque, perché questi problemi vengono affrontati e risolti alla radice. Quello che noi denunziamo è: non si può passare da un'analisi a un'altra senza risolvere il problema, aspettando semplicemente che le analisi siano positive e quindi distribuendo l'acqua senza però, diciamo, aver affrontato alla radice, appunto, il problema. Il problema è serio perché, diciamo, riguarda anche la salute delle persone e quindi da questo punto di vista va affrontato, diciamo, ricercando le cause a monte che determinano l'inquinamento dell'acqua e che consentono, con un processo di disinfezione dell'acqua, di metterci tutti in sicurezza. Una maxi sanzione da 100.000 euro inflitta ad un istituto di credito bancario dopo i fatti verificatisi all'interno degli uffici cittadini, funzionari di banca, secondo quanto accertato dal Garante Nazionale per la Protezione dei Dati Personali, avrebbero trattato informazioni personali di un cliente senza chiedere alcuna autorizzazione. Il caso sembrava essersi chiuso nel gennaio di un anno fa, quando i giudici civili del Tribunale di Agrigento, ai quali si erano rivolti i legali dell'istituto, avevano deciso di bloccare l'efficacia del provvedimento. In sostanza, gli uffici del Garante Nazionale non avrebbero risposto in tempo alle osservazioni mosse dai legali dell'istituto di credito, che intanto contestavano la sanzione da 100.000 euro. In Sicilia sono state confiscate alla criminalità organizzata ben 1.148 aziende, nate spesso anche grazie alle attività di estorsione e racket nei confronti degli imprenditori onesti che sono stati costretti a lasciare l'attività. E quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla rivolta nei confronti dei soprusi degli imprenditori a Bagheria, sulla base dei dati dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata il 30 settembre 2015. Il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta ha ufficializzato la sua nuova quarta giunta regionale, Mariella Lobello, riconfermata vicepresidente. I particolari in questo servizio. Dopo annunci e incontri, finalmente il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta ha annunciato la sua nuova quarta giunta regionale, che ha ufficializzato attraverso un comunicato stampa. C'è finalmente chiarezza sulla composizione della nuova giunta, se non fra i partiti che dovranno sostenerla. Fra gli assessori, Mariella Lobello, riconfermata vicepresidente e nominata assessore per le attività produttive in quota al presidente. Antonello Cracolice, il nuovo assessore per l'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea. Giovanni Pistorio, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Maurizio Croce, assessore per il territorio e ambiente. Cleo Licalzi, assessore per il turismo, sport e spettacolo. Baldo Gucciardi, assessore per la salute.
A Gianluca Miciche vanno le deleghe per la famiglia, politiche sociali e lavoro. Alessandro Baccei, assessore per l'economia. Carlo Vermiglio, assessore per i beni culturali e identità siciliana. Vania Contraffatto, assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità. Bruno Marziano, assessore per l'istruzione e la formazione professionale. E infine Antonio Fiumefreddo, assessore delle autonomie locali. Formata la nuova giunta, si chiude dunque una crisi di governo, della quale si era parlato sin dallo scorso mese di giugno, dopo le dimissioni di Lucia Borsellino e dopo le dimissioni di Linda Vancheri, da assessore alle attività produttive. La crisi formalizzata il 27 ottobre scorso con l'azzeramento a sorpresa della giunta in carica da parte del governatore. Intanto è stato annunciato dal presidente Crocetta un incontro per domani con i partiti della coalizione per sottoscrivere il documento di intesa programmatica di fine legislatura. Crocetta non esita a definire questo un momento del coraggio e del cambiamento per rinnovare profondamente la politica verso un nuovo sviluppo della Sicilia. Il nuovo governo, ha dichiarato Crocetta, parte con tre obiettivi: semplificare e sburocratizzare, aiutare le imprese e combattere la disoccupazione. È al via oggi in Sicilia il piano vaccinale anti-influenzale della regione 2015-2016. Sono 78 i decessi in Sicilia dovuti lo scorso anno all'influenza, un numero però riferito soltanto alle persone decedute nelle quali è stato isolato il virus influenzale, ma si stima che i morti per complicanze influenzali siano molti di più, considerato che non pochi di questi decessi vengono classificati come collasso cardiocircolatorio. E visto che nel paese le morti per complicanze cardiovascolari causate dall'influenza, secondo dati dell'Agenzia Italiana per il Farmaco e dell'Istituto Superiore di Sanità, sono state circa 8.000, spiegano dal Dipartimento Salute della Regione. Un importante protocollo d'intesa verrà sottoscritto in settimana tra la Direzione Generale dell'ASP di Agrigento e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Agrigento. Per illustrare i contenuti del documento e gli innovativi intenti condivisi che ne derivano, è stata indetta una conferenza stampa in programma appunto domani alle 12 presso i locali della Direzione Generale dell'ASP, siti al Viale della Vittoria ad Agrigento. Alla sottoscrizione interverranno fra gli altri il direttore generale dell'ASP Salvatore Ficarra e il presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento Salvatore Puma. Ed è il consigliere comunale Angelo Vincenti a segnalare alcuni disservizi presenti all'interno del cimitero di Marianello, in questo caso legati alla condizione di una rampa di scale. Il servizio è di Giuseppe Cellura. Superata la ricorrenza della commemorazione dei defunti con i due cimiteri che hanno tutto sommato retto bene l'urto, l'attenzione si sposta adesso su alcune migliorie da apportare nei due camposanti. La prima, segnalata dal consigliere comunale Angelo Vincenti, riguarda una rampa pericolosa su cui diversi utenti, soprattutto anziani, nei giorni scorsi hanno rischiato di perdere l'equilibrio. Facendo visita al cimitero nuovo ho potuto verificare della pericolosità invece della scala all'ingresso, perché proprio davanti a me una persona anziana stava praticamente scivolando, perché gli scalini, soprattutto i primi scalini scendendo, sono fatti praticamente non in condizione diciamo regolare, ma vanno in discesa, e quindi siccome non hanno neanche le strisce per quelle che dovrebbero in qualche modo garantire il soggetto a non scivolare, c'è la completa mancanza di queste strisce e diventano pericolosissime. La situazione si aggrava ovviamente in caso di pioggia o nel caso in cui i gradini della scala risultino bagnati. Mi dicevano che in particolari condizioni anche meteorologiche, quando le scale sono bagnate, e lì purtroppo sono sempre bagnate perché gli scarichi delle fontanelle purtroppo non defluiscono bene, quindi continuamente e costantemente è una zona molto rischiosa. Vincenti ha quindi invitato il Dipartimento di riferimento ad intervenire e ha messo in guardia sul rischio di generare contenziosi contro il Comune in caso di danni alle persone. Il Comune già versa in gravissime condizioni economiche, andare a aggravare ulteriormente di altre spese di natura legale ritengo sia una cosa inutile e superflua quando si può intervenire anche con poco.
E prima di dare lo spazio alla pubblicità, ricordiamo che da domani torna Il Punto, l'approfondimento giornalistico di Canale 10 in onda ogni giovedì alle ore 21. Il primo argomento trattato sarà la tromba d'aria dello scorso 10 ottobre e i danni causati all'agricoltura. È possibile sin da ora inviare domande sull'argomento all'indirizzo email ilpuntodomande@gmail.com. Sarà possibile seguirci sui canali 612 e 815 del digitale terrestre. Adesso la linea va alla regia per la pubblicità, tra poco con le altre notizie e gli altri servizi. Ti racconto una fiaba. Domenica 8 novembre, presso il centro commerciale Il Porto, a partire dalle ore 17, Musical in Wonderland, tratto da Alice in Wonderland, Family Show e Laboratori a tema. Centro commerciale Il Porto, aperti tutte le domeniche. Questo programma è offerto da Frantoio Safarello, dal produttore al consumatore. Mangia sano, Frantoio Safarello, a Alicata. Oliveri Gomme, pneumatici di tutte le marche e misure a prezzi bassissimi. Ci trovi a Licata in contrada Safarello, sulla strada statale 115 e in corso Umberto 133. Oliveri Gomme, con noi la tua guida è più sicura. La Fiorentina Due Corredi, il riposo scontato. Domani a Licata nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21 gradi, la minima di 15 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord, al pomeriggio deboli e proverranno da ovest. Mare poco mosso, umidità oscillante tra il 78 e il 90%. Questo programma vi è stato presentato da Gusto e dintorni, la qualità a portata di palato. Dai fratello Antona, grande la qualità, grande la scelta, di piccolo c'è soltanto il prezzo, scusate se è poco. Nuova El Sombrero, strada statale 115, contrada Safarello, Alicata. Seconda parte del telegiornale, verranno presentati al Teatro Re il prossimo 27 dicembre i reperti subacquei recuperati dal gruppo archeologico Finziade durante l'ultima campagna di indagine condotta in mare. Ce ne parla in questo servizio Giuseppe Cellura. È stato fissato per il 27 dicembre il convegno introduttivo alla mostra per presentare i dati delle ultime ricerche archeologiche subacquee effettuate dalla Soprintendenza del Mare con la collaborazione del gruppo archeologico Finziade diretto da Fabio Amato, della Lega Navale Italiana e della Guardia di Finanza. È stato un anno fantastico per la ricerca archeologica subacquea perché le condizioni meteomarine hanno permesso veramente un'indagine a grande ad ampio raggio. E noi come al solito corriamo, siamo sempre di fretta perché capite bene che giorno 20 ottobre c'è stato l'ultimo recupero, contiamo di fare l'ultima immersione questa domenica per recuperare altri materiali che abbiamo lasciato sui fondali. E subito ci metteremo al lavoro per l'organizzazione della mostra e del convegno appunto di presentazione della mostra che si terrà giorno 27 presso il Teatro Re di Licata. Dati che sono già stati presentati in anteprima alla Borsa del Turismo Archeologico del Mediterraneo, ospitata nei giorni scorsi a Pestum, a cui oltre al soprintendente del mare Sebastiano Tusa ha preso parte anche una delegazione licatese che ha avuto modo di confrontarsi con Alberto Angela. È stata una bellissima esperienza, il quarto anno consecutivo che ormai il gruppo archeologico Finziade
partecipa alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, è una vetrina internazionale importante. Se si pensa appunto che Licata è stata promossa già per 4 volte, quindi il territorio di Licata e le sue bellezze sono state promosse per il 4º anno consecutivo alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, che vede partecipare numerosissimi paesi internazionali che si incontrano proprio a Paestum per appunto valutare dei pacchetti turistici. Con l'occasione al convegno organizzato dai gruppi archeologici d'Italia sono stati presentati in anteprima i dati delle ricerche, delle ultime ricerche condotte con la Soprintendenza del Mare con la presenza appunto del professor Sebastiano Tusa, Soprintendente del Mare. C'è stato anche un incontro bellissimo con Alberto Angelo con cui ho potuto scambiare anche 2 parole invitandolo a Licata, sperando appunto di poter ritrovare al più presto le famose navi della prima guerra punica combattuta nel 256. E alle 17 nella sede del distretto turistico Valle dei Templi di Viale della Vittoria d'Agrigento il responsabile dei Digital Champion Eugenio Agnello presenterà la nuova app per il trasporto locale agrigentino Movit. Si tratta di un vero e proprio assistente personale per i trasporti che guida passo dopo passo per arrivare a destinazione, conoscere le fermate vicine e molto altro ancora. Eugenio Agnello, consulente di web marketing, si occupa di digitale e assiste aziende e istituzioni nella gestione della loro presenza sul web. E domenica 29 novembre, con inizio alle 20:30, presso il Teatro Re Grillo di Licata si svolgerà il concerto con Francesco Cafiso, sassofonista, e Francesco Buzzurro, chitarrista. Sono 2 grandi della musica siciliana di levatura mondiale. Questo concerto, organizzato dal Lions Club di Licata e Rotary Club, sarà un'occasione culturale di rilievo, a dimostrazione che unendo le forze è possibile fare cultura a Licata ed ospitare artisti di livello mondiale. E si terrà venerdì 6 novembre alle 10:30 presso la sala conferenze del settimanale diocesano L'Amico del Popolo in via Duomo ad Agrigento la conferenza stampa di presentazione dei 3 nuovi progetti Erasmus avviati dalla Fondazione Mondo Altro, braccio operativo della Caritas diocesana di Agrigento. Alla conferenza stampa saranno presenti 6 giovani volontari europei provenienti da Francia, Spagna, Germania e Belgio che staranno ad Agrigento per 9 mesi per vivere la loro esperienza di servizio volontario europeo nel merito del programma Erasmus della Commissione europea. Alla conferenza interverranno il direttore del Centro per la Carità, Valerio Landri. L'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento continua la battaglia contro l'inquinamento dei fiumi causato dai frantoi con la diffusione di un video che testimonia cosa sono le acque di vegetazione e il danno che provocano all'ambiente e al servizio. Continua la battaglia e la denuncia dell'associazione Mare Amico di Agrigento sulla situazione di inquinamento ambientale. Sotto l'occhio attento e vigile di Mare Amico sono finiti i fiumi Magazzolo, Naro, Verdura, anche il fiume Acragas. L'associazione solleva il problema della presenza dei residui della lavorazione delle olive provenienti dai frantoi e sversati nel fiume Naro e che ha portato alla denuncia di 2 persone da parte dei carabinieri del NOE che proseguono la loro attività di controllo in questi giorni nelle zone della provincia. Dalle foto e da questo video gentilmente concesso dall'associazione Mare Amico si rileva una forte colorazione scura delle acque che vengono sversate nel territorio. Con la diffusione di questo video l'associazione ambientalista Mare Amico intende tenere alta l'attenzione sulle acque di vegetazione in attesa del servizio delle Iene che andrà in onda lunedì prossimo su Italia 1. Il video spiega cosa sono le acque di vegetazione e il danno che provocano all'ambiente. Secondo Mare Amico di Agrigento, nel periodo della molitura delle olive attualmente in corso, c'è chi sversa nei valloni o direttamente nelle fognature le acque di vegetazione. È per chiedere accertamenti in questa direzione che l'associazione ambientalista ha presentato un esposto denuncia ai carabinieri del comando provinciale e a quelli del nucleo operativo ecologico di Stanza a Palermo. Inizia la stagione della molitura delle olive e iniziano i problemi per i fiumi e per il mare per colpa di imprenditori irresponsabili che invece di operare secondo le regole imposte dalla legge sversano nei valloni o in fognature
temperature le acque di vegetazione. Dopo aver effettuato un sopralluogo nei vari corsi d'acqua della provincia, abbiamo riscontrato, spiega l'associazione ambientalista, che la maggior parte di essi da qualche giorno risultano di colore scuro per la presenza delle acque provenienti dai frantoi. In particolare si è riscontrata questa situazione presso il fiume Naro in territorio di Agrigento. E prima di chiudere ricordiamo che da domani, giovedì 5 novembre, torna Il Punto, l'approfondimento giornalistico di Canale 10, in onda ogni giovedì alle ore 21. Il primo argomento trattato sarà la tromba d'aria dello scorso 10 ottobre e i danni causati all'agricoltura. Sarà possibile seguirci sui canali 612 e 815 del digitale terrestre. È possibile sin da ora inviare domande sull'argomento all'indirizzo email il.domande@gmail.com. E con questa comunicazione tutto, il telegiornale termina qui. Grazie per la cortese attenzione. L'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.